5, 4, 3, 2, 1, 0. Adesso parliamo di musica e intelligenza artificiale. Lo facciamo chiamando sul palco un artista che da alcuni anni lavora in un progetto che è nato a NFL, che è stato per lui un trampolino mondiale. Questo artista, che adesso salirà sul palco, ha guadagnato quest'anno la nomination dell'Ars Electronica, che è l'Oscar mondiale dell'arte digitale. Ha suonato per Google in quasi ogni evento dedicato a musica e intelligenza artificiale di tutta Europa e adesso è diventato il primo docente della materia, cioè di musica e intelligenza artificiale, a Santa Cecilia. Io lo invito sul palco. Lo annunciamo subito dopo.
che con i piedi stanno mai a sedere. Esattamente, quando abbiamo sedia o vogliamo farci dare il suolo, possiamo farlo usando della semplice acqua. Allora, no, sono veramente felice di essere tornato a casa. Da qui è cominciato tutto. Per me Megafair rappresenta esattamente quello che l'Italia dovrebbe essere, cioè quello di incubare talenti, scovarli e lanciarli nell'iperspazio. È quello che per me è stato un anno straordinario, è quello che è successo a me grazie a Megafair. Molti di voi che sono qui forse non si rendono conto del lavoro che c'è dietro, questo è straordinario. Capitanato da Massimiliano Colella, che deve essere qua da qualche parte, io vorrei fare un applauso. Lui e tutto il suo team sono veramente il motore dell'innovazione di Roma e io gli devo ringraziare perché dall'anno scorso per me è successo di tutto. Dopo la Media Fair sono stato invitato come headliner al Mundo Festival in Spagna, che è un festival importantissimo, ho fatto un concerto soltanto all'Auditorium, ho fatto Sonar, che è un altro festival importantissimo. Ho avuto, come dicevo prima, la nomination ad Ars Electronica, che è per un attore essere nominato all'Oscar, cioè è qualcosa di sconvolgente e straordinario. Tutto per questo progetto ININT, questa intelligenza artificiale unica al mondo, che abbiamo fatto insieme al professor Francesco Rigante Fuggini e al professor Antonino Laudani, che sono qui in sala da qualche parte. Fatevi vedere, palesatevi, perché siete dei geni che hanno fatto tutto questo. Grazie a voi, grazie a tutti per sempre, vi amo. E quest'anno finalmente sono qui per annunciare una cosa pazzesca. Finalmente l'Italia ha il suo primo festival di musica e intelligenza artificiale e lo faremo qui a Vidoreni insieme a Megafair sabato sera, sabato 19, suonerò insieme a ININT, ovviamente la nostra intelligenza artificiale, insieme al pianista e fondatore di Subsonica Busta e a Nita Spaschburg, che è un talento pianistico tedesco pazzesco. Quindi mi raccomando, venite alle 20.30 perché è un altro passo di quella che è la settimana dell'innovazione per Roma, che diciamo che ha il suo cuore in Megafair, ma che da quest'anno, con Megafair e grazie a Megafair, comincia anche a uscire e a contaminare. Abbiamo fatto Santa Cecilia. Santa Cecilia è il primo conservatorio al mondo ad avere una classe di musica e di intelligenza artificiale, e questo non succede a Boston, non succede in Giappone o a Parigi, non succede qui. Qui è grazie al lavoro tenace di tante di queste persone che vedete in sala. Grazie a voler stare, grazie a voi, grazie mille, grazie per aver passato questa sera. Prima di andare avanti, ci concediamo un sorriso.